Eccoci qui di nuovo, bentrovati cari amici di Focus, il mistero della vita. Sono felice di essere di nuovo insieme a voi, anche in questo appuntamento nel mio salotto, nel salotto di Anna, che è poi il salotto di Focus, il mistero della vita. Vedo che iniziano i vostri like, vedo che c'è Giorgio che è già con noi. Adesso aspettiamo un po' alla volta Irene, aspettiamo un po' alla volta che si colleghino i nostri amici. Allora, per chi c'è, come potete vedere, questa sera sono in compagnia di una persona. Ecco, vedo che arrivate, oh, Carmen, Claudia, Rita, grazie. E questa sera sono in compagnia di una cara amica, Stefania Picasso. Tanti di voi sono sicura che la conoscono già, perché Stefania partecipa a diversi convegni come relatrice, insieme a suo marito Franco Gatti, che tutti noi conosciamo perché è il simpaticone, il baffo dei ricchi e poveri. Ma noi questa sera non parliamo di cose che riguardano il mondo dello spettacolo, perché questa sera noi parliamo invece della storia di una coppia e di una famiglia. E la cosa bella di Focus è proprio questa, che soprattutto nel mio salotto tante volte noi raccontiamo le storie della vita, oltre a parlare di libri e di eventi che vengono organizzati nell'ambito soprattutto delle tematiche che noi affrontiamo come canale. Allora, intanto benvenuta alla nostra cara Stefania, grazie Stefania che questa sera ben trovata. Ti ringrazio perché so che anche tu sei molto presa con i tuoi impegni e quindi grazie e benvenuta su Focus. È la tua prima volta su Focus. E siamo molto felici di ospitarti e di avere soprattutto, cioè, una donna, una madre che, come dire, condivide e aiuta molto anche gli altri genitori nel cammino è lungo un percorso abbastanza pesante da affrontare, che è quello di tutti i genitori che hanno i figli nella luce, come ecco, siamo abituati a dire noi. Io ho molta stima per tutti questi genitori che hanno la capacità e la forza di superare il loro dolore per cercare di aiutare anche gli altri genitori a vivere delle realtà che loro hanno già vissuto prima. E questo io credo che sia veramente la strada migliore per riuscire a elaborare certe prove, no? Ecco, della vita. E noi sappiamo, tanti di voi conoscono già la storia di Stefania, di Franco e della loro figlia Federica. Stefania, non vorrei lasciare a te, cioè, la parola perché nessuno meglio di te può raccontare, insomma, ecco, la propria storia. È molto importante, quello che noi affrontiamo questa sera è proprio una storia di vita, la storia dei genitori che vivono queste esperienze. Tanti genitori, noi abbiamo anche altri relatori che su Focus che vivono questa esperienza, che quindi anche loro condividono il loro cammino di ricerca, di evoluzione. Quindi c'è, cioè, veramente grazie e complimenti a tutti quanti, perché quello che voi fate è un grande servizio, no? Di aiuto per tutti quanti gli altri genitori. Eccoci, a te Stefania, a te la parola. Ciao Anna, non potevo dire di no a questo incontro con te e a questa nostra chiacchierata. Ti ringrazio. Sai che tu mi conosci e sai che sono un po' restia a parlare davanti a un telefono e mi agita sempre un po'. Ogni tanto penso, ma guarda cosa riesce a farmi fare mio figlio. Difatti Non io l'avrei penso che mai ci sia, immaginato. credo che ci sia anche Alessio collegato Che questa dall'inizio. sera. Credo che ci sia anche Dall'altra Alessio dimensione, collegato questa sera. evidentemente mi dà la forza, cosa vuoi che ti dica? Noi ci siamo Certo. conosciute al convegno di Stresa, se non sbaglio, Sì. e da lì è nata subito, diciamo, una profonda simpatia, empatia anche. Tu mi hai regalato il tuo libro e dopo averlo letto, diciamo che la mia stima,
e la mia gratitudine nei tuoi confronti è aumentata a dei livelli esponenziali, e lo dico Grazie. con cuore. Grazie, grazie di cuore. Soprattutto, sai perché? Anche perché mi ha dato delle, diciamo, delle ulteriori conferme a tutto ciò che ricevo in scrittura automatica. Sai quanto è importante per Certo. me, che sono sempre a chiedermi tanti perché, tanti per come, eccetera, no? Beh, ora basta con tutti questi complimenti che ti sto Sì, appunto, facendo, perché apriti qua mi stai facendo la testa. troppo arrossire. Io sono qua a fare servizio come fai tu, eh. Tu lo Ah, fai in un modo, è io lo faccio in verità, un altro. Rachele, devo dire la verità, lo sai, io queste cose non mento mai e devo essere sincera perché tratto argomenti spirituali e di Sì. conseguenza ci vuole l'estrema sincerità in queste cose. Allora, Senti, qua intanto ti interrompo solo perché vedo che ci sono tanti nostri amici già collegati. Vedo Mirella, Maglia, Barbara Canni, carina. Guarda, abbiamo appena concluso da Barbara un weekend con un seminario. È stato molto bello. Vedi, anche lì, anch'io sono andata a fare il mio servizio, come dico sempre, da ufficio stampa dei piani alti. Ecco, e tu lo fai lo stesso, un ufficio stampa, perché con tutta la claro, messaggistica di Alessio, anche tu sei lì che fare. comunichi. Ecco, comunque, ringrazio tutti quanti i nostri amici, poi sapete che c'è il tempo per appunto fare delle domande. Adesso ci facciamo raccontare un po' di cose, intanto io tengo d'occhio il computer così vediamo le vostre domande e la nostra Stefania potrà rispondervi. Quindi direi che la cosa importante in questa sera sarebbe intanto vedere come appunto un genitore, no? Si confronta con un'esperienza come la vostra, no? Cioè, parliamo del nostro, diciamo, il nostro Alessio, quindi del Grazie, ecco. fa molto piacere. Sì. Allora, la mia esperienza come madre orfana di figlio penso che sia un po' diversa rispetto alle altre mamme che hanno subito questo, diciamo, drammatico evento, no? In quanto ho iniziato il mio percorso di consapevole spiritualità in tempi non sospetti, molto prima della perdita di mio figlio, anche se sappiamo tutti che dire perdita è completamente inappropriato, perché si perde qualcosa, qualcuno che non si trova più, e non è proprio questo il caso, anche perché sappiamo benissimo che i nostri cari non hanno la possibilità di presentarsi a noi fisicamente, ma perché ovvio un corpo non lo posseggono più, ma continuano a seguirci nella nostra quotidianità e sono in attesa di ricontrarci. Ci hanno solo preceduti, no, Anna? Certo, c'è chi va via Allora. prima, c'è chi va via dopo, però andiamo via tutti, questo ce lo dobbiamo ricordare. Da circa 30 anni mi dedico alla ricerca nell'ambito della spiritualità. Il mio percorso mi ha portato a fare tanti incontri, eccetera. Tra questi l'incontro con l'AMPSI, l'Associazione Nazionale Pranoterapeuti Sensitivi Italiani. E così scopro di avere questa capacità di sensitiva, oltre che di pranoterapista. Ho fatto questa premessa appunto per arrivare a dire che non è stato solo la morte di mio figlio ad aprirmi un mondo a me sconosciuto, come invece succede a molte altre persone che solo dopo un grave lutto si avvicinano alla medianità, no? Certo, si interrogano forzatamente. Sì, ma il mio percorso fatto precedentemente. Si vede che dall'alto, che ne so, avevano organizzato un programma per me, cosa vuoi che ti dica? Ti stavi già Comunque, preparando. sì, il mio percorso ha fatto in modo che accorciassi il periodo dell'accettazione del lutto, trasformando il mio dolore in qualcosa di, spero, costruttivo.
sperando che la mia testimonianza possa dare un piccolo contributo a quelle persone che sono ancora nel buio della loro disperazione. È un grande contributo quello che tu dai e quello che danno anche tutti gli altri genitori. Guarda che io vedo che nascono diverse associazioni. Poco tempo fa, 15 giorni fa, ero a Napoli all'associazione Dino in the Light, che la nostra Maria Grazia Linda Schettini ha aperto anche lei. Siamo sempre con genitori che vivono questa esperienza. Abbiamo Che conosciuto insieme, mi ti sembra, ricordi? Esatto. Ti ricordi al convegno di Stresa? Esatto. E in quel convegno io ho detto alla Maria Grazia, e mi parlava, mi diceva: sai, avrei idea di aprire un'associazione, non so ancora. Mi ricordo che io le ho proprio detto: tu te benissimo, c'ero lo anch'io. ricordi che ho detto, tu la devi aprire, se la apri ti prometto che vengo a fare da madrina all'inaugurazione. E difatti sono andata 15 giorni fa, ero giù a Portici e ho mantenuto la mia promessa. Bene, ti lascio la parola, scusa. Allora, figurati, devo dire comunque che nonostante il mio lungo percorso antecedente, quando ancora, diciamo, Alessio era in vita terrena, mi ritrovavo spesso a pensare, cavolo, se succedesse qualcosa ai miei figli non riuscirei a sopravvivere, o come minimo impazzirei, non avrebbe più senso niente per me. Infatti, molto spesso incontrando magari un genitore che aveva avuto questa esperienza prima di me, mi faceva pensare, ma come può quella poverina continuare a fare ciò che faceva prima, come se niente fosse? Sì, forse magari agli occhi un po' più tristi, eccetera, ma comunque continua a vivere nella sua quotidianità. Ora, che ti dico la verità, che so cosa vuol dire. Posso confermare che si continua a vivere, che non si impazzisce. E questo, secondo me, è la dimostrazione che i nostri cari, dalla loro dimensione, ci seguono, ci aiutano e ci fanno sentire la loro presenza, anche se a volte noi magari non ce ne accorgiamo troppo, no? A volte basta semplicemente mettersi in ascolto. Stare un po' più attenti, avere un po' più di fiducia in noi stessi e soprattutto aprire il nostro cuore. E niente, guarda, adesso è passato Franco in questo momento. Ah, e quindi sarebbe bello avere anche un po' la sua testimonianza come Te lo genitore. presento, passa di qua Franco perché sennò mi. Eccolo. Perché la cosa bella è appunto quando si vedono i genitori che ciao Franco, caro. Ana, Ciao buonasera caro, grazie, a tutti. benvenuto. Scusate se vi faccio solo un saluto, ma Vai più giù perché non sto sentivo. lavorando a un provino che devo consegnare domani mattina. Immagino, immagino. E sono un po' in alto Sono mare. contenta che tu abbia ripreso un po' con la tua vita. Avevamo tutti nostalgia di te. E sono sicura che questa cosa ti farà bene. Sono sicura che anche ad Alessio farà piacere questa cosa. Tra l'altro, commentavamo con Stefania questa coincidenza del numero 7, perché quest'anno sono 70 anni di Sanremo e sono 7 anni che Alessio è andato nella camera a fianco, come si dice. Tu che hai 77 anni e sono 7 anni che non tornavate a Sanremo con la famiglia, questo 7 che gira è un numero magico, sono sicura È che ci sarà una rinascita, Franco. strano, è strano. È vero? Penso, questo 7 è strano. Spero di vivere fino a 107 anni a sto punto, Certo, vero? certo. Abbiamo Cioè, questo 7, no? Spero di rimanere. sì. Sono sicura che di buon auspicio, sono sicura che avremo le conferme che quest'anno sarà un anno della svolta per tutti voi, anche per la Federica, perché so che siete stati tutti insieme adesso, quindi questo è molto bello, no? Questa rinascita come gruppo. Devo dire che anche tu come genitore, cioè, sei stato molto bravo nel fare questo cammino, no? Insieme a Stefania e a Federica. Ma sì, mi sono indirizzato in questo senso qua perché quando perdi un figlio poi, capisci, vai a cercare qualsiasi situazione che ti possa dare sollievo, che ti possa dare un attimo di conforto, poi vieni a credere a certe cose e
che probabilmente sono segni che arrivano, prima non ci facevi caso, adesso ci fai caso. Quindi tutto quello che ti posso dire in questo momento è questo. Quando ci avrò 106 anni mi preparerò per il 107 e ti dirò delle... E noi rifacciamo un'altra diretta e ci rivedremo tutti quanti, senza il bastone anche. Scusate perché ho interrotto questa cosa qua, questo lavoro che sto facendo, urgentissimo, ma... e non mi riesce una cosa. Ti sono molto grata, Franco, è proprio una testimonianza di amicizia. Ti ringrazio infinitamente e poi vengo a abbracciarti. E ci vediamo giù. Buon lavoro, grazie Franco. Grazie da parte di tutti noi di Focus. Ciao carissimo, grazie, buon lavoro. Beh, anche Franco, io, Franco che l'ho visto appunto così in giro, cioè devo dire che la vostra unione, come in tutte le situazioni, cioè penso che sia un punto forte, no? Per questo. Guarda, quando succedono queste cose, o ti separi oppure si consolida molto di più l'unione. Vero. Non c'è via di mezzo, cioè, nel senso che bisogna chiaramente essere molto forti, perché molto spesso conosco molte coppie che si sono separate in questo. Dopo questo evento, ma perché è abbastanza normale, prima di tutto perché è facile cadere, sai, su è colpa tua, è colpa mia, è colpa di questo, è colpa di quell'altro, quindi è molto facile, si deve stare molto attenti. E vedo che comunque io e Franco cerchiamo di avere molto rispetto, ecco, reciproco soprattutto, e poi sì. Anche lui ultimamente mi sta un po' seguendo in questo percorso, che all'inizio, prima che Alessio andasse nell'oltre, devo dire che lui, nonostante io avessi iniziato molto prima, eccetera, era molto scettico riguardante tutti questi argomenti, nonostante avesse una moglie come me, un po' pazza. Sì. Però ora, da dopo che Alessio non c'è più, si vede che Alessio gli ha dato una certa illuminazione, l'ha illuminato, non lo so, però vedo che mi accompagna anche ai convegni, e questo per me è un regalo immenso, ti giuro, cioè è una roba pazzesca, penso che sia il regalo più bello, il fatto che quando mi accompagna ai convegni penso che non ci sia regalo migliore per me, te lo posso assicurare. Non lo so, niente. lo so cara Stefania, lo so. Del genere. Ne abbiamo parlato. Soprattutto che si sta evolvendo un po' anche lui. Sì, no? Ma poi senti, cioè forse c'è la chiave principale, forse credo che sia, perché vedo anch'io con le mie esperienze, con migliaia di persone che incontro, tante situazioni così legate ai genitori, penso che l'unica via sia quella di iniziare un percorso dove si arriva a capire che non c'è la fine. Certo. Cioè che c'è una continuità, no? Cioè che questi nostri figli continuano a esistere, no? Cioè, c'è una nostra amica di Focus che ho visto che mi ha scritto, io vi seguo sempre, Rita Margiotta dice, io vi seguo sempre ma non riesco a rassegnarmi. Ecco, questo discorso della rassegnazione. Questa signora ha perso un figlio? Sì. Penso di sì, perché se mi ci scrive questo, dice io vi seguo sempre ma non riesco a rassegnarmi. Lo so, questo capita purtroppo e mi dispiace tantissimo di questo, perché so che è un dolore che, cioè è chiaro, è un dolore che ti strazia il cuore veramente. Però bisogna cercare di trovare una strada. E soprattutto sapere che loro, poi i messaggi ne arrivano, non occorre essere medium, sensitivi, eccetera. Veramente basta aprire un attimo il nostro cuore, i nostri occhi e le nostre orecchie, perché comunque arrivano messaggi, basta stare attenti, cioè tipo, non so, piumette che ti ritrovi all'improvviso. Tutte, sono cose. I cuori, immensità di cuori, proprio mentre li stai pensando, ti capita di vedere un cuore. È chiaro, loro non possono manifestarsi in modo plateale, no? Non possono, no? Non gli è concesso e no?
e per noi sarebbe molto destabilizzante se succedesse questo, no? Sì. E quindi però capisco quelle mamme che non sono ancora riuscite ad elaborare, sì, il proprio dolore. Ci va un tempo, no? Ci va un tempo, sì, per l'elaborazione, di sicuro. Sì. Però io credo che serva tantissimo, almeno io vedo, lo consiglio, ecco, alle madri, cioè, ecco, di non stare in un isolamento, ma stare, ecco, guarda, in un confronto, in una condivisione, no? È fondamentale, infatti poi leggerò qualcosa riguardante, sì, questo argomento, perché è molto importante veramente la condivisione. E io infatti faccio parte, va bene, parlo dopo, adesso volevo, sì, parlare un attimo della, se vuoi, sì, della scrittura automatica. Sì, difatti, cioè di questa tua, quindi quando tu hai incominciato, cioè dicevi prima che avevi già fatto un po', insomma, un percorso, quindi nella questa esperienza della scrittura automatica prima che sì, Alessio, esatto, passasse nell'oltre. E invece dal momento in cui lui è passato nell'oltre, cosa è successo? È aumentata, ovviamente presumo che tu avrai, guarda, sentito il desiderio, no? Io ho iniziato la scrittura automatica, che appunto è il metodo che io adopero per comunicare con l'oltre, è l'unico metodo che conosco per comunicare. Praticamente, sai, la scrittura automatica, cioè, non arriva dal pensiero, no? No, ma si attua senza la consapevolezza di quello che si sta scrivendo. È un mezzo che non ho assolutamente cercato. Questo lo devo dire, non l'ho cercato, ma mi è arrivato. I primi messaggi li ho ricevuti prima della morte di Alessio, tanti anni, un po' di anni fa, direi ormai, da mia sorella, perché anche lei purtroppo è passata nell'oltre molto giovane. Ovviamente non mi faccio mancare niente io, no? Ma sai che sono quelle cose che non sembra, però tutti quelli che fanno certi percorsi comunque li mettono nella, io lo dico, nella galleria del vento per vedere il livello di tenuta e farci irrobustire. Sì. Beh, non saresti così se non avessi avuto certe esperienze prima. Lo so. E tra l'altro mi piacerebbe, no, leggere questa cosa, perché proprio 20 giorni prima della morte di mio figlio, prima che lasciasse il suo corpo, no, ricevetti in scrittura automatica questo strano messaggio riferito proprio a lui. E purtroppo non sono riuscita ad interpretarlo, ma l'ho interpretato solo dopo la morte, dopo che mio figlio ha lasciato il corpo. Se vuoi te lo leggo, è, certo, molto breve, certo, però è abbastanza significativo. Allora, fai conto che proprio 20 giorni, esattamente il 24 gennaio, quindi pochi giorni prima, ricevo da mia sorella, una sera mi metto lì e sento questo impulso refrenabile, no, di scrivere. Io scrivevo, perché adesso è un po' cambiata la mia scrittura automatica, comunque scrivevo completamente al buio, con una velocità impressionante, e mi arriva sta roba. Te lo leggo. Mm-hmm. Andrà tutto bene. Alessio è un bravo ragazzo che andrà molto lontano. Troverà la pace e la felicità. Sarà aiutato da tutti noi, come stiamo già facendo. Lui emergerà, sarà protetto e brillerà sempre di una luce pura e spirituale che lo avvolgerà. Sarà felice come non mai e sarà ricompensato di tutto. Tutto gli riuscirà con una facilità incredibile. Tutto luce, tutto bellissimo, tutto facile per lui, è speciale. E tu lo hai sempre saputo, è tuo figlio e sarà come tu lo hai sempre desiderato, è parte di te e sempre sarà con te. Capisci che quando, sì, mi sono... cioè, quando ho letto sto messaggio, cioè, non avrei mai potuto immaginare quello che sarebbe successo pochi giorni dopo. Anzi, quando lessi il messaggio, ricordo di aver pensato: che strano, mi dicono che brillerà di luce pura, è spirituale, che la avvolgerà sempre. Ma Alessio
era allora un ragazzo molto terreno, no? Come tutti i ragazzi, Poi aveva non 22 fare anni, no? pedante spirituale. Sì, aveva 22 anni, no? Allora. 22 anni, sì. Non era particolarmente spirituale, anche se era molto profondo. E io ho pensato, forse mi vogliono dire che sarà talmente brillante come persona, avrà tanto successo nella vita, Sì. perché già prometteva molto bene Alessio, no? Invece, solo pochi giorni dopo mi è apparso tutto chiaro. E questo mi ha insegnato che le nostre guide, quando arrivano a noi, non parlano mai a caso. Come ci diceva sempre Riccardo di Napoli, nei nostri incontri nel suo centro, Ecco, adesso parliamo anche di e ora ne Riccardo. parliamo di Sì, nel suo sì. centro di metafonia a Genova. Lui ci diceva sempre: state molto attenti a quello che arriva, perché le parole e le frasi che al momento non ci dicono niente, poi si scopre sempre che hanno un loro significato. E questo l'ho capito sulla mia pelle, devo dire, però è stato un messaggio particolare avuto 20 giorni prima, no? Cioè, Sì. ho ricevuto altri messaggi, ma non di questa Sì, forza. difatti il problema è sempre quello, cioè, dell'interpretazione. Ovviamente noi, Ma a sì, seconda ma del poi livello che abbiamo, interpretiamo le cose, vero? in questo caso specifico, mai più mio figlio era in perfetta salute, cioè mai più vado a pensare che gli possa succedere Sì, qualcosa, cioè, sì, mai sì, più. Quindi, non l'ho certo sì. interpretato come Sì. doveva essere interpretato, però questo veramente è un messaggio Senti, ma come importante. sei arrivata poi tu appunto da Riccardo? Perché lui stava lì a Genova, no? Riccardo di Sì, Napoli, che è stato Riccardo, un grande oh. metafonista. Allora, ci tengo tantissimo a ricordare Riccardo, che è stato veramente un grande maestro, che ci ha lasciato solo fisicamente. Infatti, devo dire che dall'altra dimensione, la sua associazione oltre l'orizzonte non si è sciolta, per fortuna, anzi è diventata nostra e si è consolidata. E da noi, nell'associazione, oltre a fare esperienze metafoniche tramite Angela, Laura e Valeria, che sono le nostre metafoniche, portiamo avanti argomenti che riguardano la parapsicologia, no, in genere, compresa la scrittura automatica, che pratico io personalmente in diretta. Anzi, ti dirò di più, ma vabbè, poi ti dirò di come ho iniziato con Riccardo, però. Ecco, perché mi avevi raccontato che era successa una cosa particolare con Ah, sì, Riccardo, guarda, un la prima episodio volta particolare di quando sei te lo andata da lui. racconto volentieri. La prima volta, proprio la prima volta che sono andata da Riccardo, che Alessio era morto da poco, io mi metto lì in un angolino, non conoscevo assolutamente nessuno dei partecipanti e tantomeno Riccardo, perché l'avevo sentito telefonicamente per vedere se potevo accedere al suo centro e basta, poi era la prima volta che lo vedevo. E a un certo punto, cosa molto rara che mi succede perché appunto io scrivo di notte, mi viene questa la solita forza irrefrenabile di scrivere. Solo che ero in una situazione un po' imbarazzante, cioè perché nessuno conosceva me, nessuno sapeva di me. Mi metto in un angolino e incomincio a scrivere. A scrivere mi arriva un messaggio da parte di Paolo, di un certo Paolo che naturalmente io non conoscevo. E scopro chi è la mamma di Paolo, che era una signora che siamo diventate grandi amiche, forse anche mi sente, mi sta sentendo, la saluto. Comincio a leggere, a scrivere, avevo tra l'altro su dei fogliacci così, no, che ho trovato all'improvviso, nascosta in un angolino, poi a un certo punto smetto e individuo la mamma e a quei punti io devo assolutamente comunicarlo, perché ovviamente Paolo, mi aveva Voleva, usato praticamente come certo. mezzo per arrivare alla sua mamma. Sì.
scopro che c'è la mamma di un certo Paolo. Allora io la prendo in un angolo e gli leggo il messaggio che mi è arrivato. E ti dirò che è stato sorprendente, te lo può anche confermare Luisa, che è stato sorprendente perché io ho iniziato a scrivere innanzitutto con la calligrafia di Paolo, poi con la sua personalità, e mi ha raccontato che cosa è successo. Io non potevo saperlo, non avevo mai visto nessuno lì dentro, che cosa è successo, cosa non è successo. E soprattutto la cosa che mi piace ricordare è che Paolo mi diceva, sua mamma parlava un po' in doppio, no? Diceva ciao ciao mamma mamma, e io ho scritto in questo messaggio in doppio, ciao ciao mamma mamma. Quindi questa, diciamo, è la famosa conferma. La conferma, no? Sì. Andiamo sempre alla ricerca, perché giustamente siamo esseri umani e vogliamo le prove, no, di tutto questo, ed è giusto anche averle. Sì, però è sempre quella via che permette a un genitore di cominciare a credere che il figlio è ancora vivo, che non è morto. Guarda, questa mamma, ti assicuro, non ti posso dire in quel momento la sua gratitudine, la sua felicità, non te la posso dire, perché veramente è stata enorme, enorme. E poi oltretutto mi ha raccontato che io gli ho dato lo scritto, l'ha fatto vedere a un suo compagno di scuola, di classe, e questo ragazzo gli ha detto, ma dove hai trovato questo messaggio di Paolo? Cioè, l'hai trovato, perché credeva fosse Paolo. Perché aveva questo suo modo di scritto. Perché c'era proprio la sua calligrafia. La sua calligrafia. Cioè, sì. Mi sento di raccontarla perché sì, è una cosa vera ed è molto bella come testimonianza. Molto. Credo. Ma poi questo comunque ci dà la forza di credere. Guarda che io sono stata la prima scettica in tutto questo, perché molto spesso mi trovavo a pensare, come succede a molte persone che fanno scrittura automatica, mi trovavo a pensare quando scrivevo messaggi, soprattutto ricevuti da mio figlio, ma forse sono impazzita, il grande dolore mi fa scrivere a una velocità pazzesca, cioè, forse veramente il mio inconscio che non è vero niente, sai quante volte certo ho pensato? Sì. Poi sono stati proprio gli altri a cui ho dato il messaggio riferito a loro. Ma tu, scusa Stefania, tu in quel contesto lì, quando sei andata per la prima volta da Riccardo e quindi hai vissuto queste esperienze, come hai fatto a individuare, ce lo chiede anche una nostra amica di Focus, come hai fatto a individuare qual era la mamma? Non lo so. Ti giuro, non me lo ricordo, forse se lo ricordo direi una bugia. Io ho avuto la sensazione che la mamma fosse lei, e poi suo figlio si chiamava Paolo. Quindi hai chiesto chi è che gli hai detto, lei ha un figlio che si chiama? Sì, sinceramente su questo devo dire la verità. Cioè, hai un momento, anche perché in quel momento lì... È una bella domanda, perché chiederò, sì, perché sai, quando comunque si fa scrittura automatica, si va un po' in trance. Sì, sì, certo, ma poi, anche voglio dire, è anche comprensibile che in quel momento tu stavi già vivendo una tua esperienza con certi carichi emotivi, per cui non si ci può stare che anche la mente rimuova, insomma, no? Ecco, delle cose. E poi oltretutto è stato strano questo, perché allora non scrivevo, non facevo ancora messaggi in diretta. Sì. Io i messaggi li facevo proprio di notte nella mia camera, con i fogli tutti preparati, eccetera, però non... E da allora hai iniziato a farlo anche di giorno o sempre continuato? Allora, poi? Non da allora, no, non da allora, no. un po' più in là, cioè, prima mi arrivavano solo di notte e poi li rileggevo il giorno dopo, anche due giorni dopo, quando me la sentivo, perché ovviamente scritto il messaggio io ritornavo tranquillamente a dormire, ma non ero in coscienza per poterlo rileggere, no? Quando poi lo rileggevo dicevo, ma non è possibile, ero convinta che non potevo essere io averlo scritto, cioè perché erano cose particolari che non potevo sapere, cose
che non erano, a volte anche che non erano le mie corde, cioè non erano proprio farina del mio sacco, sì. Non poteva e quindi, essere. Sì, cioè, eri tu stessa la prima a stupirti. Ma certo, cioè, perché era come se io non avessi mai scritto una roba del genere. Senti, ma adesso questo, cioè, questo discorso della scrittura, e poi anche perché magari ci sono dei nostri amici di Focus che vivono lì in zona, no? Allora, l'associazione dov'è? Allora, l'associazione la trovate comunque anche su Facebook, è Oltre l'Orizzonte. Mm? Sai che io non mi ricordo mai un cavolo, mi dispiace. E comunque in via Ruspoli, al numero 1. No, dico in quale città? A Genova, esatto. Scusami, sì. A Genova. E, no, perché magari ci sono dei genitori che, ad esempio qua, certo. Che magari vogliono e possono magari trovare un punto di riferimento. Una nostra amica ci scrive, Marilena Gorini, dice: ma i disincarnati desiderano mettersi in contatto con noi? Chiede. Cioè, ma certo. Non vedono l'ora. Sinceramente, dalla mia esperienza, io parlo sempre per le cose che mi sono arrivate, diciamo, e ti posso assicurare, soprattutto, ecco, una cosa secondo me molto importante da dire, no? Che è molto importante che, per quei genitori, ma non solo genitori, per tutte le persone che hanno perso delle persone care, è molto importante cercare nelle città dove vivono questi centri. Adesso ce ne sono abbastanza, perché la condivisione è importantissima. E ti posso assicurare che loro sono ben felici, soprattutto quando ci riuniamo, perché riunendoci creiamo queste forze vibratorie, quindi per loro è molto facile raggiungerci, no? Certo. È per quello che è importante incontrarsi. Sembra quasi che cioè si potenzi il campo, insomma. Assolutamente sì. E, anzi, a proposito di questo argomento, ti posso leggere un piccolo estratto di un messaggio di Alessio. Sì, difatti volevo chiederti, ma magari leggiamo anche qualche messaggio di Alessio o anche di altri messaggi salienti. È riferito a questo argomento, sì. Cioè al fatto degli incontri, sì. Nei centri. Sì. Ricordatevi, se siete a Genova, se volete, siamo l'associazione Oltre l'Orizzonte in via Ruspoli. Tutto quello che so, sì. Comunque su Facebook si trova, sì. Scusate, non mi sono, sì, preparata. Allora, io volevo leggere questo messaggio per far capire che quando ci si incontra si creano delle tali vibrazioni che è facile che loro si possano collegare. Questo messaggio dice: i vostri pensieri uniti creano un filo a cui noi ci aggrappiamo e ci danno la forza per arrivare a voi. Ed è per questo che è così importante che voi vi incontriate. Ovviamente sempre col giusto rispetto. Il rispetto nei nostri confronti non è altro che voi facciate in modo che i vostri pensieri riescano a vibrare all'unisono con le stesse frequenze. Per fare questo basta dimenticare le debolezze dell'essere umano e vivere nell'amore, almeno in questi momenti. Vi ho unito il dolore, ora cercate di farvi unire dall'amore. Bellissimo il passaggio. Vi ho uniti il dolore, cercate di farvi unire dall'amore. Difatti l'unica via è quella. A proposito di amore, se vuoi te ne leggo un, sì, altro pezzo. Leggi, che siamo curiosi. No, perché tutti questi messaggi c'è anche l'Anna Maria Squeri che tu conosci, e anche lei riceve i suoi bei messaggi, quindi sono sempre davvero delle grandi condivisioni che danno respiro al cuore, no? Soprattutto per chi fatica, perché la nostra mamma di prima, ad esempio, che ha detto: io non riesco a rassegnare, lei mi ha detto: me l'hanno ammazzato perché me l'hanno investito, cioè, e riuscire a trovare la forza non è facile,
Però io dico sempre anche che guardate che bisogna avere una visione un po' più espansa per capire anche il significato di certe prove, no? A volte le anime dei nostri, tu lo sai bene, le anime dei nostri figli a volte vengono per far evolvere le anime dei genitori. E noi genitori ne faremo volentieri a meno, penso. Infatti, ecco. Guarda, ho ricevuto proprio un messaggio riguardante questi argomenti. Sì. E io dicevo, ma guarda che ne facevo proprio a meno, sa? Certo, certo, perché noi non riusciamo, la visione, la ragione della mente non corrisponde alla ragione dell'anima. Purtroppo, purtroppo è così. Sì. Sentiamo il messaggio di Alessio che dicevi prima. No, perché io appunto stavo parlando dell'amore e quest'altro che è un estratto di un messaggio, perché poi i messaggi di Alessio sono lunghissimi, quindi. Allora, siamo tutti quelli che voi pensate col cuore. E ricordatevi sempre, è l'amore l'unica forza che ci lega a voi, è l'unica cosa che ci serve, è l'unica cosa che ci portiamo dietro quando facciamo il grande salto. E più c'è amore, e più per voi sarà facile. Imparate a formarlo già da quando ancora possedete un corpo. E più ne provate, e più il vostro percorso sarà facile, lineare e pieno di luce. La luce che crea l'amore è unica. Iniziate già dalla vostra dimensione e vi assicuro che non va disperso. Vorrei parlarvi ancora a lungo, ma qualsiasi parola non può spiegare fino in fondo la bellezza e la purezza di quello che può fare l'amore. Te l'ho letto? È bellissimo, sì. Il problema è appunto prendere consapevolezza di questo, perché quando noi abbiamo di più... le istanze dei nostri sensi che prevalgono, quindi, cioè, no? Credo che non sia facile, ecco, fare questo percorso, perché abbiamo la sofferenza che arriva prima dell'amore, quindi bisogna cercare... Se riuscissimo a imparare che comunque la sofferenza è una cosa completamente inutile, fine a se stessa, cioè non serve assolutamente a niente. E lo so, è molto difficile tutto questo, anch'io devo dire che a volte ho dei momenti, di, nonostante il mio percorso, nonostante tutto questo, nonostante mi ritenga molto fortunata, perché insomma aver fatto un percorso prima dell'evento, cioè è stato fondamentale per me. No? Tra l'altro un nostro amico è Tony. Floris ci dice, ma lei come hai proprio iniziato a fare la scrittura? Perché in questo tante persone, ecco, se lo chiedono, no? Come allora, si fa a iniziare? Allora, se vuoi, successo in modo un po' strano. Io facevo, sai che per un po' di tempo ho fatto anche la pranoterapista, perché ho fatto una scuola, come dicevo prima, no? Scuola LAMPS, eccetera, eccetera. E trattavo alcune persone che avevano bisogno appunto di pranoterapia, e un po' prima della morte di Alessio, devo dire, all'improvviso, mentre li stavo trattando, entravo forse talmente in empatia con loro, eccetera, che mi arrivavano dei messaggi e poi scoprivo che erano messaggi dei loro cari, che non c'erano più. Allora lì ho scoperto che la mia strada non era quella della pranoterapia, ma era quella della medialità. E ho capito, e all'improvviso, ma ti giuro che non sapevo nemmeno cosa fosse la scrittura automatica, una notte mi sono messa lì, all'improvviso mi è uscito fuori tutto. Un messaggio lunghissimo, eccetera. Qual è stato? Te lo ricordi il primo messaggio che hai ricevuto? Te lo ricordi? Cioè, anche se magari era un po'... Sì, era un po'... messaggio un po' strano. Io, se vuoi, ho visto oggi, mentre... appunto guardavo un po' di roba, no, per la conferenza, sì. Ho trovato il primo messaggio che mi ha inviato Alessio. Cosa dice? Lo devo cercare, aspetta un attimo. Nel frattempo, mentre tu cerchi, leggevo una domanda di una nostra amica che dice, Rita, Gianna Tempo, ma parlano della seconda venuta di Cristo?
Avete dei messaggi in merito a questo? Io non ho mai ricevuto messaggi, no, devo dire. Riferimento a Gesù Cristo, messaggistica che parla di Gesù Cristo, di Gesù, ne hai? Cioè ricevi Ma dei loro messaggi? parlano sempre della luce, mi parlano sempre. Oltretutto, in un messaggio Alessio mi ricordo che mi scrisse: pregate perché per noi è stata bella questa similitudine. Ora io non ricordo bene il messaggio, ma questa frase Sì. diceva: pregate perché per noi le vostre preghiere sono come per voi le vitamine, cioè nel senso che a loro servono molto. Serve molto che si preghi, ma soprattutto a loro serve che non si accompagnino col dolore, perché il dolore per loro è una cosa veramente straziante, però capisco che. Ma ecco, sì, difatti io penso questo, che allora io non ho provato la morte di un figlio, ho provato la morte di mio marito, di mio fratello, poi ovviamente prima di mia madre, di mio padre, insomma, i nostri cari. E mi sono fatta una considerazione in grande onestà proprio. Mi sono detta: ma perché tu soffri così tanto? E mi sono risposta, ripeto, sempre in grande onestà e trasparenza, mi sono risposta: beh, perché non posso più abbracciare i miei cari, perché non Certo. posso più vederli, non posso più parlare con loro, non posso più condividere. Quindi ho capito che la prima sofferenza nasce dai nostri sensi, dal fatto che non possiamo, no? Cosa ne pensi, Stefania? No, allora nasce dal distacco fisico. Io, ad esempio, una cosa che mi manca tantissimo di mio figlio è il suo futuro. Cioè, il suo futuro terreno. Questo Certo. mi manca, ovviamente. Mi manca poterlo toccare. Queste cose è ovvio che mancano. E Cioè, Federica come sorella, come la vive allora, questa realtà? per la Federica è stata molto dura la cosa. Perché Federica quanti anni ha di differenza da Due Alessio? Più anni. piccola? Più No, più grande. grande? È stata molto dura come è molto dura per i figli sopravvissuti, no? Come per tutti i figli sopravvissuti è molto dura. Sta a noi genitori cercare di non farglielo pesare più di tanto. Sai che tanti E figli, questo. tanti fratelli, sorelle sopravvissute hanno questo problema dal punto di È vista psicologico, lo questo. chiamano il complesso del sopravvissuto, proprio perché i Esatto, e ti genitori li assicuro che. cancellano. Cioè, ti dico, per i genitori perdere un figlio è straziante, molto duro, eccetera, però anche per il figlio che rimane, ti assicuro che non è facile. Forse ci sono alcuni casi che forse soffrono ancora di più, perché comunque gli vengono sensi di colpa completamente inutili, inesistenti, però gli vengono dai figli sopravvissuti, è chiaro. È molto importante per noi genitori capire questo, cioè veramente non farglielo pesare, questo è fondamentale, perché loro soffrono veramente tanto. Non parlo solo di mia figlia, ma sento in generale, soffrono veramente tanto. Io devo dire che l'ho passata, perché mia sorella è mancata. Che aveva 30 anni, quindi, ma mia mamma è stata così, così Attenta, evoluta, sei se posso dire, attenta. così attenta, è stata meravigliosa mia mamma, devo dire meravigliosa. E io spero, non ci ho fatto mai pesare questa cosa, e spero di essere riuscita anch'io nel mio piccolo con mia figlia, di se non altro. Di essere riuscita ad aiutarla, ecco, Brava, questo è un è bel un messaggio. dolore, è un dolore grande Sì, per ragazzi che rimangono. è un bel messaggio quello che tu stai dando, perché davvero bisogna far capire che quando un genitore perde un figlio ci sono degli altri figli, figli che rimangono non possono perdere i fratelli, le sorelle, perdere anche i genitori, no? Perché già perdere il fratello o la sorella è già pesante, ma perdere anche i genitori diventa poi tanto, e davvero sono, come dicevi tu prima, quelli che alla fine soffrono di più.
Ma sì, alla fine, guarda, credimi, soffrono di più perché soffrono in silenzio, cioè nel senso i genitori comunque piangono la morte del figlio, eccetera, però gli altri figli hanno, rimangono, hanno delle responsabilità, si sentono responsabili, capito? E questo io lo dico sempre, soprattutto alle mamme, che vedo che questo concetto non gli è ancora molto chiaro, no? A molte mamme e mi dispiace perché io ho una figlia e so quanto ho sofferto, immagino che anche tutti gli altri figli che sono sopravvissuti alla morte del fratello, beh, sia molto pesante. Io spero che le mamme questo lo capiscono, perché credimi, purtroppo non tutte ci riescono, purtroppo. Senti, beh, comunque grazie per questa tua testimonianza, Stefania, rispetto a questo discorso dei genitori che devono appunto prestare attenzione ai figli, che sono qua con noi. Scusa, volevo solo concludere. Il figlio che è andato nell'oltre, lui ora sta veramente bene, non ha bisogno di noi, cioè non ha bisogno dei nostri pianti, dei nostri sensi di colpa, di tutto quello che ci passa. Chi ha bisogno di noi è il figlio che è ancora in questa dimensione, no? E quindi, e questo ti assicuro mi viene detto dai ragazzi di luce. Sì, eh. Un Quindi mi piacerebbe po' trasmettere di questo. messaggi in merito a questo. Allora, perché sai, ora Scegli tu, ti avevo scegli tu. detto che, no, ti avevo detto che forse ti volevo leggere il primo messaggio che mi è arrivato da Scusa, ci Alessio. siamo dimenticati di Alessio, del suo primo messaggio. No, Sentiamolo. perché, ma semplicemente, guarda, mi è capitato fra le Sì. mani e non lo leggo più, perché ormai è un messaggio che di solito ai convegni non lo leggo, però è particolare, era mancato proprio da pochissimo, no? E lui mi dice, ho notato che è molto diverso dagli altri che poi sono arrivati in seguito, no? Ehi mamma, lo so che sei distratta in questo momento, ma devi imparare a scrivere in qualsiasi condizione. Ma ora veniamo a noi, non ho mica tutto questo tempo da perdere, scherzo. Lo sai che qui da noi per fortuna non c'è questo problema. Qua da noi il tempo non esiste ed è bello anche per questo, mamma. Ricordati, tutto è scritto, rilassati e prendi tutto ciò che di bello può ancora offrirti la vita. Così come viene, senza tanti perché e per come. Non ti preoccupare, lo sai che ci sono sempre io con te. Lo vuoi capire che è importante la tua vita? Non voglio più che tu soffra per me, non ha nessun senso. Io sto bene. Quando ero nel corpo, non era la mia vera vita. Soffrivo. Sì, lo so, avevo il mio fascino, ma sono entrato in un corpo solo per capire alcune cose. L'ho capite, sono molto intelligente e quindi mi è bastato poco tempo terreno. Si intende. Ora eccomi qua. Sì, ho lasciato tanta sofferenza, ma credetemi, era indispensabile. Ti starò vicino, abbi fede, ce la farai, abbi coraggio. Io sto bene e vi aspetto. Quando sarà il momento, sarò lì con voi. Sarà bellissimo. E questo vi ricompenserà di tutte le sofferenze che la mia morte terrena vi ha inflitto. Mamma, lo sai, non ti devo spiegare niente. Ora lasciami andare. Che peccato, non ti ho dedicato molto tempo durante il mio percorso terreno. Eri una donna interessante, ma lo sai, avevo poco tempo, è per quello che ho scelto te come mamma. So che avresti capito. Sono felice di fluttuare nell'aria pura e luminosa. Sono felice di vedervi dall'alto, vi starò sempre vicino e nei vostri cuori. Vi amo come non vi ho mai amato. Sono dentro di voi e lo sarò per sempre. Quello che ero nel corpo non lo sono più. Il mio compito in quella vita era terminato. Non avevo più niente da capire. Ora sì che qui sono veramente utile. Mamma, svegliati, c'è bisogno di te. Non avere paura di sbagliare, non avere paura di offendere, non avere più paura di niente. Io ti ho dato forza, ti sto dando anche la mia. Qua non mi serve più.
A te invece sì, sei ancora in quella dimensione dove si deve lottare. Stai tranquilla, abbi fiducia in me e soprattutto in te. La mia forza ora è la tua per continuare a vivere. Vivi alla giornata ma agisci e io ti darò la forza, ti darò dei segni come posso. Non è tanto facile da qui. Tu hai lavorato tanto prima che andassi nell'oltre per poter un giorno comunicare. Ora è arrivato il momento. Devi metterlo a frutto. Qui si sta bene, vedrai, ti aspetto. E sarà tutto bellissimo, non puoi nemmeno immaginare. Questo è il primo messaggio. Beh, direi che come primo messaggio, insomma, è già un messaggio veramente molto, molto completo, ecco. Nel senso che mi pare che sia stato molto chiaro, no? Ti ha detto chiaramente quello che dovevi fare e non fare. No? Sì, era molto autoritario, però. Sì, molto determinato, sì. Molto determinato, sì. Adesso non è più così. No? Come adesso il nostro Alessio? No, adesso... Quali sono gli ultimi messaggi che hai ricevuto da Alessio? In merito a cosa? Allora, mi ha parlato della mia morte. Carina, in che senso? Cioè, ti ha parlato della morte in generale? No, no, proprio mia. Di... Ah, sì? No, mi ha parlato del mio passaggio. Bello, è stato carino. Sì, perché poi questo è il problema, anche per me succede questo, che dai piani alti mi dicono sempre, quando lavoro direttamente, mi dicono sempre: guarda che tu devi insegnare agli uomini prima di tutto a capire qual è il vero senso della vita e poi non aver paura della morte. Esatto. Quindi vedi Alessio, anche lui sta facendo il suo messaggero, anche lui è un messaggero. Ma guarda, io ti dico, io ho letto il tuo libro e devo dire che ci sono delle affinità pazzesche. Ma sai, quando la conoscenza è vera conoscenza, ci sono le affinità. Sì, ma io non lo so, perché tu sicuramente hai una grande conoscenza. Io più che altro mi affido a quello che mi arriva. Cioè, che mi arriva tramite i messaggi. Sì, ma è tanto quello che ti arriva. È molto bello. Sì, la conoscenza tutta lì, cioè, proviene dai messaggi che ricevo. Ma a te che impressione ha fatto sentire Alessio che parlava della morte? Cioè, è stato un messaggio... Ah, è bellissimo. Sì. Adesso mi prendono tutti per pazza. No, no, figurati. Vabbè, tanto lo sai che noi qua siamo tutti quelli... Noi siamo quelli strani per gli altri. Non ti preoccupare. Sì, bisogna capire che cosa è strano. No, anche perché si parla... Cioè, io cerco sempre di parlare di questi argomenti, che sono argomenti molto, molto profondi, anche pieni di dolore, no? Perché si parla comunque di persone... Però cerco di parlarne con un attimo di leggerezza, perché credo che sia giusto così. Brava. Siamo già troppo appesantiti, cioè, cerchiamo di trattare l'argomento con profondo rispetto, ma anche con un po' di leggerezza. Tu cosa ne pensi? Ne penso tantissimo, penso proprio molto come pensi tu, che sia importante difatti parlare della morte con leggerezza, in modo per poter aiutare gli altri ed essere consapevoli nel modo più equilibrato di questa esperienza, soprattutto se pensiamo che questa vita che noi stiamo vivendo adesso non è nient'altro che il sogno, un sogno della nostra anima. E la nostra anima che sta sognando, ecco. Questa visione è già una visione molto, molto liberatoria, no? Mi piace. Vero? È un sogno, c'è anche scritto nel libro che tu hai letto. Questa vita è un sogno della nostra anima. E quando noi moriamo e andiamo di là, ci ritroviamo a pensare, ah, credevo di vivere, invece stavo solo sognando. Ecco. È un cioè, punto la di... vera vita, bisogna dire, la vera vita è... E di là, e di là, e di là. È la tua vita, almeno da quello che mi arriva. E poi, sai, sì. Purtroppo prove scientifiche non ne avremo mai, perché nessuno è mai andato nell'oltre, se non in coma, ma quello è un altro discorso, nell'oltre col suo bel bagaglio, con la videocamera, eccetera, ripreso, ha fatto, sai, il suo bel viaggetto, sì. Ha ripreso il tutto e poi è arrivato da noi dandoci delle prove certe. Questo non l'avremo mai e non è nemmeno giusto averlo, no? Sarebbe un po' destabilizzante. Sì, però si può dire che
Abbiamo una serie di costanti, nel senso che nella casistica, nella letteratura, nelle esperienze, nella messaggistica, quando noi continuiamo a ritrovare delle costanti, in qualche modo incominciano a diventare un elemento già, cioè, come dire, scientifico, perché la costante è la variabile, tu sai bene, no? Anche tu, insomma, con il tuo No, ma hai lavoro. perfettamente ragione. Per noi è così, però noi che magari abbiamo fatto un certo percorso, però magari ci sono persone che hanno bisogno proprio di prove scientifiche e queste non le avranno mai. Cioè, le prove scientifiche, questo argomento, come i famosi scienziati scettici non avranno mai la prova che non è vero. Tutto Certo, questo, no? difatti io dico sempre, allora voi dimostratemi scientificamente che non è vero, come io. Noi Esatto, dobbiamo il bello è dimostrare, però questo. c'è un aspetto secondo me, cioè che è molto interessante, quello davvero di anche incominciare a interrogarsi se la vera scienza è quella, se il vero protocollo è quello, cioè se certi passaggi evolutivi della ricerca scientifica sono stati molto utili e preziosissimi per quello che noi abbiamo oggi, dobbiamo anche però interrogarci di fronte delle cose sulle quali non riusciamo ancora a darci delle risposte razionalmente, perché la mente non è ancora in grado di comprendere certe cose, forse è anche bene interrogarsi e chiedersi, forse se la posizione, come dire, la modulazione, come sintonizzarsi, no? Sintonizzarsi sull'onda per poter recepire il messaggio, se quel sintonizzarsi può significare avere un altro metro di valutazione che non sia quello dei protocolli scientifici, la ripetitività, no? Ecco, quelli che noi sappiamo. Ecco, giorno in cui magari riusciremo anche a spostarci un po' più in là, magari appunto riusciremo, no? A trovare più incontro, no? Tra la scienza tradizionale e quella che viene definita l'altra scienza. Sì, sarebbe molto bello e secondo me comunque c'è molta più apertura adesso rispetto a prima. Credo, almeno vedo che c'è più interesse comunque verso questi argomenti e anche persone, scienziati, medici, eccetera, eccetera, che prima erano, anche se magari dentro di loro sperano e provano a crederci, però non l'avrebbero ammesso mai, no? Adesso invece io ho incontrato tante persone, tanti scienziati evoluti, diciamo, che non Anch'io. sapevo. È vero. Questo consola, no? Sono molto, è vero, sono molto contenta di questo perché insomma la scienza si sta aprendo e mi fanno molta tenerezza e molta pena gli atei, cioè io non so come riescono a continuare a vivere, cioè pensando che finisca tutto qua, cioè come si fa a continuare un'esistenza terrena proprio con questo pensiero, pensando che poi ci sia il nulla. Però, Questo sai, è un po' un'equazione quella, no? Dipende proprio dalla tua evoluzione interiore, no? Dipende molto però. da quello, perché cioè, il percorso della spiritualità non è, no? Tu lo sai bene, non è così automatico, dipende No. dall'evoluzione delle persone, no? Questo è vero. E quindi però io devo dire che le persone come te, che vanno in giro e fanno testimonianza, i genitori che creano le associazioni per poter aiutare anche altri, cioè questo secondo me è un bel modo di condividere e collaborare per cercare di, insomma, andare avanti un po' tutti insieme, no? Quindi fate una cosa molto utile. Non mi stancherò mai comunque di ripetere a questi genitori, alle persone, di frequentare i centri, questo genere di centri, è ovvio, cercare centri seri, no? Sì, Ovviamente, brava, ma centri seri sì, soprattutto. centri seri, perché se finisci in certe situazioni non è bello, però io vedo che ce ne sono adesso parecchi in giro e riescono veramente a risolvere molto più che gli psicologi, posso dirlo, Beh, è una terapia è quella. una terapia ed è molto utile perché solo chi ha provato queste esperienze riesce
a capire. Ad esempio, io mi permetto a volte di dire alcune cose proprio perché l'ho provato sulla mia pelle, e quindi mi permetto, anche a volte sgrido le mamme, cioè, mi permetto proprio di essere un po' autorevole per il loro bene, ma proprio me lo permetto perché io l'ho provato, quindi posso permettermelo. È sicuramente la testimonianza da parte di chi l'ha provato che dà più credibilità. Sì, assolutamente, perché si sa di che cosa si sta parlando. È per quello che io spingo la gente ad andare nei centri, perché comunque questi centri, ho i convegni anche, perché comunque questi centri, in questi centri ci sono varie esperienze, varie persone che hanno fatto la stessa nostra esperienza, ci può essere il confronto. E se, soprattutto, non so se hai mai fatto caso, ogni tanto ci penso, però tu che frequenti anche i convegni, eccetera, ma non vedi che forza che si crea all'interno dei convegni, delle conferenze, eccetera? Sembra che che le persone appena conosciute si conoscano da sempre. Hai notato questo? Verissimo, verissimo. La cosa bella è che una senti... La sintonia fra di noi, cioè bellissima, perché è pure gente che non hai mai visto, mai conosciuto. In quelle occasioni c'è la vera unione, e in quelle occasioni veramente si è tutt'uno. Io ho notato questo, forse mi illudo, mi sbaglio. No, non credo che assolutamente che sia un'illusione. Io credo che l'unione sia proprio generata dalla sofferenza e dal bisogno di amore che tutti quanti hanno. E quindi quei momenti lì effettivamente sono dei grandi acceleratori nucleari, li chiamo io, perché tu lo sai, si creano dei campi di energia incredibili, sì, no? Sì. È quello che è importante. Sì. Anche veramente è un percorso. Senti, ma io vedo qua che dei nostri amici noi li abbiamo un po' abbandonati, però ho visto un po' di messaggi. Ad esempio, sempre la mamma di prima, Rita, mentre noi parlavamo del fatto che, cioè, i genitori devono capire che i figli che rimangono, insomma, non possono essere dimenticati. Infatti lei ha dato appunto una sua testimonianza. Lei dice: è vero, io ho altri figli, faccio di tutto per stargli vicino, ma la morte del fratello per loro, infatti, mi dicono: mamma, noi non abbiamo perso solo un fratello, ma abbiamo perso pure una mamma. E anche mio marito mi dice che lui ha perso la moglie e un figlio. Ecco, è proprio quello. È una testimonianza che conferma. Che conferma che è molto, molto importante, veramente, pensare i nostri cari nella luce, che stanno molto meglio di noi, sì. E quindi consolare quelli che invece ci stanno vicino in vita terrena. Questo è veramente molto importante. Certo. Bisogna, sì, capirlo veramente, perché si rischia molto. Senti, ci sono tanti... Sì, si rischia molto, difatti bisogna che questi genitori, davvero, anche chi sta vicino a loro glielo faccia presente, ecco, in qualche modo. Io lo faccio sempre, perché ho visto che questo è un grande problema. E quindi, problema. E quindi lo raccomando sempre tantissimo, lo dico anche ai nostri amici di Focus. Tenete d'occhio, insomma, queste situazioni, se potete dare una mano datelo, ecco, perché forse questo è veramente il problema più grande che si viene a creare quando ci sono altri fratelli, altre sorelle, ecco, in famiglia, e non bisogna perdere di vista il gruppo, perché solo se si riesce a stare uniti, come dicevi tu prima, no Stefania? Hai detto una cosa molto bella, voi siete rimasti molto uniti. Certo. E questo vi ha permesso di camminare. Senti, qui ci sono tanti bei messaggi che arrivano. Certo, io non li vedo. Parlano dei messaggi di Alessio. Mi piace Cristina Castellini che dice: io mi fido solo delle persone strane come me, è troppo bello. E l'altra, Mary Lanoma dice: sono felice di essere strana.
Bene, benvenuta nel club. Sonia Bortolan dice: complimenti per la sua forza. Non è facile reagire alle avversità della vita terrena, come la morte di una persona cara. La scrittura automatica è una grande opportunità per entrare in contatto con le entità spirituali. E Maria Grazia dice. Maria Grazia Linda Schettini, che noi abbiamo conosciuto insieme, in un messaggio Dino, quindi suo figlio, mi disse anche lì, Maria Grazia, lei è presidentessa di Dino in the Light, che è a Portici, quindi chi è in zona di Portici sappia che ha possibilità di avere un riferimento. Tra l'altro a metà di marzo io sarò lì a fare un seminario di un giorno, sarò lì da loro e quindi potremo vederci. Quindi Maria Grazia dice: in un messaggio Dino mi disse che non ci è concesso del tutto sapere, ma solo perché la nostra mente non riuscirebbe a contenere la verità. Ecco, tu hai avuto anche delle conferme da Alessio? Assolutamente sì. Cioè, Alessio, un messaggio mi ha detto che sarebbe così destabilizzante per noi che ne usciremo pazzi Sì. praticamente, perché non siamo ancora pronti per sapere alcune cose. Cioè, ora, io non so ripetere i messaggi di Alessio se non li leggo, non li so assolutamente ripetere, però il concetto è questo. A volte penso che forse ci sarebbero, è meglio così, perché se riuscissimo veramente a capire la bellezza, come si sta nell'oltre, almeno da quello che ci dicono, la pace, l'evoluzione anche, l'evoluzione, ma senza fatica, non è l'evoluzione che facciamo noi qua, che per quanto comunque è sempre uno sforzo, no? Certo. Lì viene tutto naturale e anche loro evolvono, cioè però con naturalezza, senza sforzi, senza fatica. Beh, non hanno il fardello di un Loro corpo, di una realtà terrena. ci dicono sempre: ma quanta fatica, Anche faticoso, ragione. Miarcangelo dice: non vorrei mai essere un uomo, perché è pesante e faticoso essere un uomo, no? Senti, c'è un nostro amico di Focus che dice, sempre Tony, dice: ma ha un consiglio da dare? Questo mi piace perché Tony si vede che vuole fare la scrittura, perché continua a ribattere su questo argomento. Non so di che città sia Tony, Tony Floris, ma lui ci dice: ma ha un consiglio da dare per chi come me si avvicina alla scrittura automatica? Che consiglio Allora, ti senti di dare? sì, no, io quello che mi sento di dare, io come ripeto, faccio molta fatica a dare consigli su questo perché a me è arrivata naturalmente, però sono sicuro che se lui ci tiene così tanto, se è spiritualmente pronto, perché anche quello bisogna essere spiritualmente pronti, se ha un approccio con questi argomenti molto sincero e soprattutto non morboso, perché Caduta la linea, richiamiamo. Non so se siamo sempre in diretta, abbiate pazienza, proviamo a riconnetterci con la Stefania. Temo che Stefania stia parlando, e non si renda conto che è caduta la linea. Non ci risponde. Proviamo a richiamare. Vediamo. Bene, qui si è caduta la linea. Non so se mi vedete ancora. Allora, sì, vedo che continuate a vedere. Temo che sia il telefono di Stefania, che mi aveva detto che era un po' scarico. Ho paura che si sia scaricato il telefono di Stefania. Adesso vedo che noi continuiamo a riprovare, vedo che sono anche le 22:45. Nel frattempo, mentre noi ritentiamo, intanto vi ringrazio infinitamente, saluto tutti quanti, siete stati veramente molto
partecipi a questa nostra serata, vi ringrazio per l'attenzione, per la partecipazione e voglio dirvi anche che fra 15 giorni, quando noi ci rivedremo per il prossimo salotto di Anna, e che se non sbaglio è il 4 di marzo, quindi mercoledì 4 marzo, mi raccomando, non perdete questo appuntamento prossimo, perché tra 15 giorni, perché parleremo di una storia veramente incredibile. Davvero non perdetela, perché parleremo di un fatto di cronaca che negli anni, a metà degli anni 90, quindi nel 1950, insomma, quegli anni lì, riempì le pagine dei giornali e della stampa nazionale e internazionale. Sicuramente tanti di voi, amici, so che Scusami, non so cosa è successo. eccoci di nuovo. Stavo dicendo, va bene, stavo così nell'attesa che tu ti riconnettessi, stavo dicendo ai nostri amici che tra 15 giorni, tu che ami gli animali, tra 15 giorni qua nel salotto io ospiterò Andrea Biscaro. Andrea Biscaro è un ricercatore, uno scrittore, ha scritto, ha fatto delle inchieste molto interessanti, ma ha scritto un libro veramente speciale che si intitola Lady Peg. Chi era Peg? Peg era una barboncina a metà degli anni 90. Sulle pagine dei giornali nazionali e internazionali è andato questo fatto di cronaca incredibile di questa cagnolina che scriveva, cioè con la bocca lei prendeva le lettere, componeva le risposte, ma non faceva, ti giuro, tra 15 giorni, se vieni anche tu a seguire nel salotto di Anna questo appuntamento con Andrea Biscaro, perché appunto parleremo della barboncina Peggy, che la chiamavano la cagnolina sapiente, perché lei faceva le operazioni, faceva addirittura, risolveva le radici quadrate, scriveva, dava e poi diceva anche delle cose legate alle questioni dell'altro mondo, ma comunque dobbiamo pensare che di lei si sono occupati tutti, cioè medici, veterinari, psicologi. È stata intervistata dalla figlia di Igor Mandak, da Buzzati, anche lui l'ha intervistata. È stato veramente un fatto molto molto interessante. Viveva nel Bresciano, Peg, e con questa sua padrona, che era una signora nobile che abitava in un'antica villa, e quindi tra 15 giorni parleremo e vedremo, insomma, delle cose notevoli. Ecco, questo Che tanto bella sta cosa, mi quindi mi piace. raccomando, cari amici, non perdete tra 15 giorni il nostro appuntamento, perché ne vedremo delle belle con la nostra Peg. E quindi noi siamo rimasti, cara Stefania, ma anche Si vede che secondo. non dovevo parlare della scrittura automatica, però siamo rimasti. Sì, siamo rimasti che comunque no, io penso che ci hanno dato un segnale, perché sono le 22:48, abbiamo già sforato. E quindi forse ci Ma il stanno. tempo passa con te in un modo incredibile. E tu che eri così preoccupata, hai visto? Ci mancava solamente una tazza di caffè fumante sul tavolo con due Quindi ci è andato pasticcini. proprio, cioè questa Ecco. interruzione è arrivata dopo, perché. Ecco, per dirci, guardate che dobbiamo chiudere. Però comunque il consiglio che appunto tu dai alle persone che vogliono iniziare la scrittura automatica è di seguire. Allora, è il modo in cui ci si approccia alla scrittura automatica, è fondamentale. Non bisogna farlo, come dicevo prima, con morbosità, con curiosità, non con questo, cioè con questo stato d'animo, perché sennò non va bene. E, per tanti motivi. Uno che vuole approcciarsi alla scrittura automatica, se non gli viene, come è successo a me, può provare comunque a mettersi in ascolto, prendere un foglio e cercare di fare il vuoto mentale il più possibile, cioè fare il vuoto completo. È difficile, lo so, però è l'unico modo. E soprattutto appoggiare la mano sul foglio ed aspettare. Qualcosa arriva. Non a tutti, secondo me dipende molto da come ci si approccia alla cosa. Tu ti sentivi Ne tirare la mano? Quando pensi? hai iniziato, sentivi tirare la mano? No,
No, io non sentivo proprio niente, cioè nel senso che sentivo un impulso irrefrenabile di avvicinarmi ai miei fogli. Ma proprio allora, Fecondo, a me succedeva di notte, no? Quindi io mi svegliavo e molto spesso rifiutavo questa cosa e quindi mi giravo dall'altra parte, volevo continuare a dormire, non la volevo, l'ho combattuta, io questa cosa l'ho combattuta tanto. Non la volevo assolutamente, come si diceva prima, volevo essere normale, come tutti gli altri. Scusa, tengo il telefono male perché è in carica. E quindi poi alla fine, quando diciamo fra virgolette, ho provato ad accettarla e tutto si è risolto in modo molto più tranquillo. E non mi sentivo tirare la mano, io mi avvicinavo ai fogli. E ti assicuro, senza essere in coscienza, perché non ero in coscienza, ero in uno stato alterato di Sì. coscienza, è ovvio, uno che si alza, si va lì, incomincia. E la mia mano andava da sola, Una senza transvigile. sapere assolutamente cosa stavo scrivendo, di chi stavo scrivendo, che argomento stavo trattando, assolutamente. E poi velocissima. Senza interruzione, veloce, veloce, però sempre, ecco, ad esempio, no, nella mia scrittura automatica non c'è mai un errore di forma, cioè, e è una scrittura non pensata, cioè ti metti lì, la mano va in automatismo. E a me succede questo, come succede a tante altre sensitive, mica solo a me, cioè è abbastanza comune alla scrittura automatica. Io credo che l'importante sia veramente l'approccio con cui, questo è molto importante, non si deve per forza di cose raggiungere un risultato alla prima, credo. Cioè, bisogna avere ovviamente molta pazienza e non è una cosa facile, eh? Non credo, per me è facilissima, però perché mi viene così in automatico, però per uno, ma perché non la volevo, cioè non l'ho cercata. Sì. Io invece quando ho iniziato su intorno ai 20 anni a farla, però Sì, così perché tu la facevi, ho quindi come è cominciato dai stato la cosa? 20 anni, adesso penso un po' quanti anni sono che la faccio. Ne ho 68 di anni da allora che la faccio, ma io quando comunque l'ho iniziato a farlo facevo gli studi in psicologia già e quindi ero molto critica su quella cosa, perché non sapevo se si Certo, stava pescando nell'inconscio, nell'immaginario collettivo, come quello che ho dicevo. sempre avuto paura io. Che pensavo, voglio dire, l'abbiamo anche già detto in altre puntate, che viene usata anche come terapia, cioè in psicoterapia viene la scrittura diretta, viene usata come terapia per tirare fuori delle cose dall'inconscio, anche in psicanalisi anche viene usata. Però Per, credo eh. che Però io mi sento tirare sia la proprio un'altra mano, cosa. io mi sento tirare la mano, cioè non sono io tengo in mano la penna e sento tirare e Io, poi guarda, scrivo. ho sempre bisogno di tante penne perché si bloccano, cioè molto spesso si bloccano, poi riprendono, però io ho parecchie penne Sì, vicino. non ci si scioglie, a me succede che si scioglie l'inchiostro, quindi cominciano a macchiare, perché probabilmente c'è Cioè, un campo non scrivono più, energetico. cioè, Consumi gli ho anche dei inchiostri. messaggi interrotti. Allora, Non me ne accorgo che la penna non scrive più, cioè ho dei messaggi sì. proprio interrotti perché per mancanza di inchiostro. Poi dopo riprendono, cioè il giorno dopo magari la mia penna riprende a scrivere. Non so cosa dirti, guarda, Bene, sono terribile. sì, ma come si dice, le vie del Signore sono infinite, le cose non avvengono per caso. Senti, cara Stefania, io direi che siamo vicino alle 11. Madonna, Sì, davvero? ecco, io ringrazio veramente tutti quanti i nostri. Tardissimo. Guarda, tutti quanti i nostri numerosi amici di Focus che hanno seguito la serata ti ringraziano.
per questa testimonianza. Tutti noi di Focus anche ti ringraziamo e ringraziamo anche Franco, che so che ha fatto veramente un gesto di amicizia tralasciando i suoi impegni di lavoro. Gli auguriamo veramente una buona ripresa, credo che gli faccia molto bene riprendere il Speriamo, suo sì, ho lavoro. visto che è andata molto bene Sì, la beh, cosa, direi che quindi Sanremo è stato un successone, quindi direi di sì. erano tutti contenti di questo, di riavere di nuovo tutti quanti insieme, dai. È stata una bella cosa, Sì, secondo me. molto, sì. So che io vedo anche, ho sentito il parere dei colleghi giornalisti appunto che erano lì, mi hanno detto che comunque è stato un momento di grande entusiasmo, ecco, tutti in piedi, ecco. E quindi Ah, dai, come questo vuol sette dire. che gira, che porti fortuna a tutti quanti, a voi e a tutti quanti noi e a tutti i nostri amici di Focus. Io vi ringrazio infinitamente tutti, vi do appuntamento a tra 15 giorni. Cara Stefania, noi ci vediamo invece giù da te, ti vengo. Guarda, che io ti aspetto. Sì, promessa, promessa di giovane marmotta, come dicevano una volta. Nel centro. Va bene, promessa che verrò. Allora, un abbraccio caro a tutti quanti, a te un grande bacio, un bacio a Franco, Grazie. un bacio alla Federica, un grandissimo abbraccio alato al nostro Alessio che questa sera sicuramente si è molto divertito. Speriamo. Grazie infinite, Bacio, Stefania. ti Un abbraccio a abbraccio a tutti tutti, a quanti. presto, a tra 15 A tutti. giorni nel salotto di Anna. Arrivederci a tutti. Ciao Anna. Ciao 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 Stefania, Bacio, un bacio a bacio, tutti. bacio.